siamo col sindaco Giosi Gerardo della Ragione, proprio qui in questo momento sono stati accesi le luci della festa di Sant'Anna. Sindaco, un bellissimo arco di trionfo per tutta Bacoli. Sì, è veramente un bellissimo arco, quest'anno abbiamo fatto qualcosa in più per la città e l'anno in cui usciamo dal dissesto e vogliamo raccontare che questa città può alzare la testa, può fare cose straordinarie, può vivere una festa che non sia soltanto una festa di paese per i baculesi, per tutti i baculesi diffusi nel mondo che salutano, una festa di calibro provinciale e regionale, la festa di Sant'Anna che oggi inizia con questa accensione di luminarie e che proseguirà domani, che è il giorno di Sant'Anna, con alle 8:30 di sera il concerto tradizionale a Piazza Marconi e poi ci sarà l'incendio del campanile che non si terrà stasera perché c'è un'allerta meteo vento, ma si terrà domani dalle 23:15. Invito tutti i flegrei a godere di questo spettacolo, l'incendio del campanile si può vedere praticamente da tanti punti di Bacoli e dei Campi Flegrei, scegliete il punto migliore, godetevi il campanile. Quindi di Sant'Anna domani sera. Domani sera alle ore 23:15 ci sarà il campanile riempito di colori, di suoni, di musica, con il suono del campanile, sarà veramente straordinario. Auguri. Viva Sant'Anna.